pentola sul fuoco, accendiamo. Coperchio. Luce. E facciamo bollire l'acqua. Ok, nel frattempo prendo una bulla e ci vado a tagliare il formaggio, perché lo voglio fare con il c'ho questo qui, questa tipo gruviera, quel formaggio coi buchi, formaggio coi buchi, questo è quello olandese. E poi ho questa scamorza affumicata. Scamorza affumicata, e ci voglio mettere questa qua. Poi ci voglio mettere le mozzarelle, quindi sono tre formaggi, e poi andrò a gratinare il tutto con il pecorino, e quindi sono i maccheroni e quattro formaggi. Quindi adesso andiamo a tagliarli. Buono. Mi metto qua per tagliare il formaggio, perché ho paura di rigare il marmo. Allora, e lo vado a tagliare a dadini. Non voglio che sia troppo piccolo, perché non voglio che si sciolga proprio completamente quando poi lo vado, però a dadini va bene, a dadini grossolani, perché a me la roba troppo liquida, troppo sciolta non mi fa impazzire. Voglio che sia creamy cheese, cioè nel senso, voglio che sia cremoso, sì, però ci sarà già la mozzarella che non reggerà, il pecorino che comunque ci voglio tante con, cioè non mi piace la roba troppo cremosa, sì, ma troppo sciolta no. E comunque con i quattro formaggi sarà già cremoso, almeno mi auguro. Fatemi sapere se vi piacciono queste riprese ultime che sto facendo con la GoPro. Uno, perché la volevo già prendere la GoPro, anzi poi vi farò anche la recensione, ma due, anche perché sapete che con il telefono mi trovo molto bene e la mia macchinetta dei vlog è caput, cioè non sappiamo ancora l'esistenza, cioè se sopravviverà, cioè non ci hanno proprio più saputo dire niente. Anche questa la faccio da lì. Sono un po' perfetto. Adesso le mozzarelle. Queste sono quattro. Ovviamente questa razione di formaggi è per 500 grammi, è per 500 grammi di pasta, che se non la mangeremo tutta io comunque ne congelerò una parte, così ce l'ho già pronta per un'altra sera, ma di solito non è che ne avanza tanto. Ne buttassi un chilo.
chilo. Ma ora non ho voglia di buttarne un chilo. Ok. Ok, questo è il formaggio pronto. E adesso aspettiamo che l'acqua bolla. Bolla, 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 bolla. E qua c'è la pasta. Ok, l'acqua bolle. Via! 500 grammi di pasta. Abbassiamo un pochettino il fuoco prima che... E lasciamo cuocere. Sulla confezione c'è scritto cottura 14 minuti. E io di solito lascio sempre un minuto in più perché a me piace, non mi piace tanto al dente, però siccome la passerò in forno, sto già portandomi avanti e cerco di grattugiare un pochettino questo pecorino sardo che non vi dico niente. Vediamo un po' un attimino se si gratta così. Diamo un po' una rimeschiata. Sono ancora duri, ovviamente. Grattugiato, non ne ho messo tantissimo, ma voglio solo che ci faccia un po' di una leggera gratinatura. Formaggio, e questa è la terrina che intendo utilizzare. Ora aspettiamo la pasta. Ok, la pasta è da scolare. Nel frattempo ho aperto il grill del forno, il grill è grande per gratinare. Mettiamo la pasta qui. Ne lasciamo giusto due per Rocco. Adesso ci metto un po' di sale perché io non salo la pasta in cottura. Ci metto il pepe. Poi ho pensato di metterci del prezzemolo che ho congelato. Ah, ma non posso ricongelarla. No, allora no, non ce ne metto di prezzemolo perché sennò poi non posso ricongelarla. Semmai lo metterò nel piatto. E poi vado a metterci tutto il formaggio e l'olio. E vado a mescolare. Ok, adesso devo cercare di mescolare. La batteria è andata. Ok, ci ho dato una rimuschiata, una mescolata, alla bella e meglio. Adesso ci vado a mettere il pecorino sopra a pioggia e l'olio. Olio. Uso questo olio qua che mi ha portato mio suocero dal Lazio. Adesso aspettiamo di infornarlo nel grill perché sta salendo di temperatura. L'ho messo, era perché il grill grande nel mio forno va a 240 e adesso è a 207, ma tanto Marco sta finendo la doccia, quindi aspetto 2 secondi.
Ok, il forno è arrivato a temperatura, inforniamo. Ecco Marchetto che è arrivato, si è fatto la doccia e mi aiuta a togliere la roba dal forno perché ha paura che glielo butto in terra e così non mangia. Questo è il ben di Dio, prego. Non ti bruciare, amore, attento che pesa un po' parecchio. Qui abbiamo aperto una bottiglia di vinetto alla cavolo e questo è quello che ci dobbiamo pappare questa sera. Gnammi gnammi! Gnammi gnam 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 gnam! Pappa! Ecco, Rocco brucia! Adesso sarà un dilemma metterla nei piatti. Allora, tu ce lo vuoi, prezzemolo? Sì. File fonde! File fonde! Mangia piano, mastica dall'altra parte, perché è andato dal dentista. Sembra un po' prezzemolo, amore, c'è? Ok, questo è il ben di Dio. E ci ho messo il prezzemolo sopra. Gnam gnam, buon appetito a me. Non ti piace come consistenza? Buono. Filante, cremosa. Però non troppo, cioè nel senso giusto come piace a me. Con questi formaggi qua è delicata ma gustosa. E in questa maniera si sentono anche ben separati i sapori, vero? Si sono mescolati ma nello stesso tempo riesci a individuarli. Poi i maccheroni sull'esterno sono quelli gratinati, invece nell'interno sono morbidi. Sono deliziosi. Ma io li faccio spesso, però. A volte non li passo in forno, a volte sono formaggi diversi, dipende quello che ho nel frigo al momento. Cricchiano, sono più crispi quelli gratinati. E il prezzemolo ci dà un po' di colore perché sennò ovviamente la pasta, i maccheroni e i quattro formaggi è piatta come colore. E in più ci dà anche un bel saporino. Ovviamente io lo congelo, quindi non è come quello fresco. Se l'avete fresca è meglio. Ecco, l'ho lasciata per te. Guarda, questo no. Adesso poi me la voglio congelare una parte e spesso e volentieri, l'altra volta, cioè la volta che la tiri fuori è ancora più buona. Perché io mangerei ancora, ma con tanti formaggi del genere è un po' burda.
Con il formaggio è buono tutto. La pizza, la focaccia, la pasta. Anche le verdure sono buone con i formaggi. Solo che non fa bene. Mi direi, c'è una che sta mangiando una cosa del genere con tantissimo formaggio e se ne rende conto che non fa bene. È già mezza guarita. Posso mangiare in quelle riunioni di Alcolisti Anonimi, dire, sono alcolizzato, ho un problema. No? Ma guarda. Mangiamo più formaggi che un topo. I sapori che vengono fuori. Ma io non so la gente che pesa la pasta. Come pesa la pasta? La bilancia. Sì. Ma la pasta va buttata dai 500 grammi a un chilo e poi qua che mangi mangi, qua che non mangi te la tieni. Se non vuoi congelare la metti in frigo. Amore, adesso la matata. Buona. Non ne vuoi più? Ho fritato la canzone mangiata. Ho fatto te. Però finisci la mia, non me la scombinare, guarda. E te hai mangiato, non hai mangiato niente oggi. Ridente, non mi scombinare qua, la sennò la prossima volta non ce n'abbiamo più abbastanza. Ci vuoi ancora il prezzemolo?